Ciao ragazzi, oggi video tutto tech un po' insolito. Non siamo a casa, siamo in macchina perché vi devo presentare il nuovo prodotto che Amazon ha presentato poco tempo fa. Stiamo parlando del Echo Auto. Per prima cosa volevo farvi vedere la differenza con il vecchio. Questo è il nuovo, questo è il vecchio. Guardate proprio le dimensioni come cambiano. Adesso andremo a fare l'installazione e vedremo se è un po' più semplice rispetto al precedente, perché come parecchi di voi anche mi avevano comunicato, ogni tanto c'erano un po' di problemi per quanto riguarda l'installazione con la macchina. All'interno della confezione trovate l'Echo Auto con l'attacco USB, l'adattatore accendisigari USB mini USB e il jack da 3,5. Adesso andiamo ad installarlo. Per prima cosa colleghiamo l'USB nell'adattatore e il tutto andrà inserito nell'accendisigari. Lass uns loslegen. Sobald du dies sicher tun kannst, öffne die Alexa App und füge. Come al solito sta facendo la presentazione multilingua e adesso tra un po' ci darà le indicazioni su come procedere. Quindi ci spostiamo sul cellulare e cercare un nuovo dispositivo. Intanto vi faccio notare che il dispositivo è andato in ricerca. Altro accessorio molto comodo che hanno inserito è l'adesivo. Adesso c'è la possibilità di applicarlo ovunque e con il magnete lo si può agganciare al nostro Echo Auto. Entriamo nell'app Alexa, facciamo il tasto più in alto a destra, aggiungi dispositivo, Amazon Echo ed Echo Auto. Gli diciamo che non stiamo guidando, fa la ricerca del dispositivo e ci vediamo non appena l'ha trovato. Ciò che vi consiglio di fare prima di effettuare il collegamento con il cellulare, se avevate il vecchio Echo Auto, disassociatelo dal Bluetooth in modo tale che venga riconosciuto subito questo. Come vedete sullo schermo ha trovato il dispositivo, adesso mi dice che il dispositivo supporta Alexa, possiamo dargli attiva e qui sta facendo la configurazione. Nel frattempo la lucetta sull'Echo Auto continua a muoversi sull'arancione, quindi ancora in fase di configurazione e ci vediamo dopo. Come vedete ha trovato il dispositivo, si chiama AMZ019, quindi tenete a mente questa cosa, premete sul tasto di attivazione vocale, qui dice di montare il supporto, ma questa cosa la farò dopo. E adesso mi chiede come voglio utilizzare il mio Echo Auto con il mio veicolo. Io gli dico che lo uso col Bluetooth. Ora dobbiamo andare nelle impostazioni del Bluetooth, collegare il cellulare con l'auto. È già connesso. Selezionate sulla vostra auto la possibilità di utilizzare una fonte che vada con il Bluetooth. Possiamo fare le chiamate vocali, inviare messaggi, inseriamo anche le mappe, abbiamo configurato anche le chiamate, messaggio a mani libere, facciamo avanti. Come vedete ci guida lui passo passo per poter configurare il prodotto ed ecco qui il nostro Echo Auto configurato. Facciamo una prova. Chiama Tania. Chiamo il numero casa di My Love. Ciao amore. Ciao, tutto bene? Sì, tutto bene, tu? Come avete sentito, vi ho detto di fare una chiamata. Ho chiamato mia moglie. Chiamata che si sente perfettamente, utilizza la riproduzione dell'entertainment della macchina. Adesso proviamo a dirgli magari di... Accendi lampada. E abbiamo acceso la lampada. Riproduci musica rilassante. Queste sono solo alcune delle funzioni che potete fare. Vi ho fatto vedere che è possibile anche dargli il comando per remotare tutta la smart home di casa. Quindi con questo dispositivo potete fare la qualsiasi ciò che avete sempre fatto tuttora. Adesso vado ad attaccare col biadesivo il supporto magnetico e ci rivediamo dopo. Ho collegato anche il supporto magnetico
Così come si presenta il supporto magnetico una volta collegato con l'adesivo, e da questa parte c'è la presa accendisigari con il suo scatolottino di connessione. Però una volta messo in questo modo non dà assolutamente fastidio e, come vedete, si attiva. Queste erano le specifiche per quanto riguarda la configurazione, gli accessori che sono all'interno della confezione, e viene specificato nelle istruzioni che è sempre consigliabile utilizzare tutto ciò che trovate all'interno della scatola in modo tale che ci sia la massima compatibilità. Allora, tirando le somme, ho avuto difficoltà perché? Perché c'era ancora configurato l'Eco Auto 1, era ancora nella configurazione del Bluetooth, quindi l'ho tolto sia da una parte che dall'altra, sia nell'app Alexa, sia per quanto riguarda il Bluetooth. Dopodiché ho lanciato di nuovo la configurazione, ha trovato il dispositivo. Il dispositivo porta il nome AMZ-019C. Io l'ho trovato poi sulle impostazioni Bluetooth del mio telefonino e a quel punto si è connesso tranquillamente e ho potuto fare tutte le operazioni che avete visto quando ho fatto la prova. Quindi un minimo di attenzione, cercate di tenere il telefono pulito per quanto riguarda il Bluetooth, controllate di non avere ancora l'Eco 1 perché potrebbe dare qualche incompatibilità. Alla fine problemi non me ne ha dati. La configurazione, basta seguire le istruzioni riportate sul cellulare per quanto si riguarda la configurazione dell'Eco Auto 2, e direi che per adesso sono soddisfatto dell'acquisto. Certo è che dovrò fare un po' di prove durante l'utilizzo quotidiano. Sono molto contento del supporto perché mi dà la possibilità di nascondere molto meglio il filo che va ad alimentare il dispositivo. E per adesso mi sembra che attacchi in maniera molto salda, non è un adesivo della 3M, almeno non c'è riportato nulla come 3M, però teoricamente dovrebbe essere comunque un prodotto affidabile. Il prodotto è disponibile per l'acquisto naturalmente su Amazon, vi lascio qui sotto il link in descrizione, ad un prezzo di 69,99 euro. Potrebbe sembrare un po' tanto, ma vi posso garantire che la comodità, ad esempio, di poterlo utilizzare quotidianamente per tornare a casa, magari adesso arriva il caldo, voglio accendere il climatizzatore, posso dare il comando dall'auto e arrivare a casa che ho la casa fresca. Posso accendere la luce, quindi sto arrivando la sera tardi, magari i bambini stanno dormendo, ho bisogno di accendere le luci che mi portano verso la stanza dei bambini, ho la possibilità di farlo già dall'auto in modo tale che entro in casa e non devo parlare, quindi disturbare il sonno dei bambini. Sono tanti gli utilizzi, dallo smart home di tutti i prodotti che abbiamo in casa, sia per quanto riguarda i messaggi, le chiamate e tante altre cose che avete visto fare a questo dispositivo. Io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!